Sono stanco, tanto stanco. Sono settimane e settimane che ascolto sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. È agghiacciante quello che dicono, è agghiacciante. Cioè i brividi, la pelle d'oca. Settimana scorsa, Antonio Conte l'ha chiamato Fredkin. Sono fatti quattro passi a Piazza di Spagna. Si sono divertiti, un caffè, una pizzetta. Vabbè. 2 settimane dopo si è incontrato con De Laurentiis a Castel dell'Ovo. Si è preso un aperitivo, due stuzzichini, una chiacchierata, tutto a posto. Cioè, ma scherziamo, ma scherziamo, ma voi della stampa così agite? Se ho detto che mi prenderò un anno sabbatico, che sabbatico sia! Ma scherziamo! Cioè, vuol dire che pensate che sia un cretino? Siamo nel mondo dei balocchi! Siamo tornati a Pinocchio e Lucignolo! Ma dai, ma dai, ma davvero! Cioè, basta una settimana che Mourinho non va bene e riparlo di Antonio Conte! Basta una settimana che Garcia non va bene e riparlo di Antonio Conte! Un mese fa non andava bene Pioli e hanno parlato di Antonio Conte. Dovete capire che Antonio Conte è un allenatore con gli attributi, che dà un gioco alle proprie squadre. Non è mai, mai, dico mai, entrato, è campionato in corso, mai successo. Nel mio cervello c'è una programmatica, una programmazione. Io faccio le cose fatte in un certo modo, sia ben chiaro, ma penso che non l'avete capito. E allora io sono stanco, mi sono stancato. La stampa, gioco con i titoloni, dovete vendere i giornali. Basta, sono stanco, mi sono stancato. Sono andato a Torino, con i compagni, mi sono divertito con Angelino, con Di Livio, Soldatino, con Davids, con i compagni, Zinedine Zidane, Le Cridusciat. Sapete chi è Le Cridusciat? Io ci ho giocato con Zinedine Zidane. E allora, Del Piero, Alex Pinturicchio, e allora. Grandissimi giocatori, poi ve li sognate questi giocatori, ve li sognate. E allora di che cosa parliamo? Mi sono divertito, penso a divertirmi. Sto in vacanza, sto in vacanza. E allora, dato che sto in vacanza, mi diverto, Vado al mare, Non a fare le chiacchiere che fate voi continuamente. Chiacchiere a buon mercato, Chiacchiere a buon mercato, E allora sono stanco. Sono stanco. La mia panchina la deciderò io, sempre e solo io, non un altro. A giugno, quando mi chiamerà una grande società che vorrà vedere il calcio, fatto in un certo modo, con gli schemi, impegno, dedizione e sacrificio, alti livelli, pressing 24 ore su 24. Questo è il gioco di Antonio Conte. Non ve lo dimenticate mai.